La crisi che colpisce piccole e medie imprese in Toscana può essere affrontata con uno strumento che riesca a riunirle coordinandone funzioni, promozione e competenze. La Camera di Commercio di Firenze crede molto nell'aggregazione delle reti d'impresa. L'intento è quello di rilanciare e sostenere l'economia dei territori. Le reti d'impresa sono importanti a tal punto che gli ordini professionali hanno pensato di sentirsi coinvolti in questa giornata di lavori insieme all'azienda speciale Metropoli della Camera di Commercio di Firenze, perché sono uno strumento, al di là della rete d'impresa che conosciamo per il manifatturiero, ma sono uno strumento per internazionalizzarsi. Tra gli obiettivi prioritari della Camera di Commercio di Firenze, la creazione di Toscana Promozione, soggetto unico a livello regionale per la promozione, valorizzazione e sostegno delle imprese. Come Presidente di Unioncamere e con la Regione Toscana stiamo lavorando per verificare la possibilità di realizzare un'unica agenzia di promozione e internazionalizzazione, dove a questo punto le associazioni della rappresentanza avranno un ruolo importante perché sono i diretti azionisti delle Camere di Commercio, dove il sistema camerale una volta per tutte potrà esprimere la loro peculiarità, la loro capacità di svolgere servizi di eccellenza e qualificati di eccellenza, allo stesso tempo un buon viatico, un buon inizio di razionalizzazione che credo la Regione Toscana stia maturando di poter condividere. Oltre al sostegno a livello territoriale, Toscana Promozione mira a una internazionalizzazione delle imprese. Si tratta di una formula particolarmente adatta per far competere imprese medio-piccole in un mercato globale sempre più agguerrito e impegnativo, soprattutto sul fronte dei costi di gestione e organizzazione. Noi siamo un territorio fatto di piccole, piccolissime imprese che, pur avendo in tanti casi prodotti di eccellenza, non hanno la struttura sufficiente per potersi internazionalizzare, per poter cavalcare o lavorare appunto in paesi e in continenti diversi. Ecco, il fatto di poter costituire dei raggruppamenti di imprese che possono operare sotto anche l'indirizzo, direi la tutela garanzia della Camera di Commercio è un elemento qualificante. In questo senso gli ordini professionali hanno l'obbligo di collaborare con noi e di farsi parte attiva presso i loro clienti, le loro imprese o le loro conoscenze nel divulgare appunto questa iniziativa.